Benvenuti e benvenuti. Siamo al terzo ed ultimo focus del modulo sulle attività di comunicazione nell'ambito del PRFSE Plus, Provincia Autonoma di Bolzano 21-27. E dopo aver parlato di strategia di comunicazione, strategia unitaria della comunicazione della Provincia Autonoma, le disposizioni per l'attuazione degli interventi nel riferimento specifico alle attività di comunicazione, andiamo ad approfondire quelle che sono le linee guida per la visibilità e la comunicazione 2021-2027 adottate dalla Provincia Autonoma di Bolzano nella versione che qui vedete indicata e che fanno riferimento non solo all'FSE Plus, su cui peraltro noi ci concentreremo, ma ritroverete chiaramente anche indicazioni relative al FESR o all'Interreg Italia-Österreich, Italia-Austria. Le linee guida hanno chiaramente una funzione di supportare il beneficiario nel corretto adempimento di quelli che sono gli obblighi, in questo caso relativi alle attività di comunicazione. E quindi, come tutte le linee guida, anche in queste noi troveremo una serie di indicazioni molto puntuali, un supporto specifico al beneficiario anche attraverso la condivisione di modelli, format, template, loghi, tutti peraltro scaricabili dal sito della Provincia Autonoma di Bolzano relativo appunto a comunicazione e visibilità FSE, che ha uno slogan: comunicare il sostegno dell'Unione Europea con un'identità visiva condivisa, semplice, chiara e coerente. L'obiettivo è quello di cui abbiamo parlato anche negli altri focus di questo modulo, cioè rendere più informate le cittadine e i cittadini del nostro territorio su quelle che sono le opportunità e i risultati della politica di coesione. Quindi aumentare la consapevolezza dei benefici che provengono dal supporto dell'Unione Europea per la vita delle persone del nostro territorio. Qual è la ratio di queste linee guida che, come vedete, non fanno altro che dettagliare e rendere più chiare delle disposizioni normative? Qui facciamo riferimento spesso ai regolamenti relativi alla disciplina generale dell'utilizzo dei fondi europei, quindi fondamentalmente il regolamento 1060 del 2021, che abbiamo già richiamato più volte, e che è il cosiddetto regolamento recante disposizioni comuni, spesso lo vedete abbreviato con RDC. Le linee guida tendono a chiarire, ribadire, semplificare, se volete, quelle che sono le disposizioni, semplificare in termini comunicativi attuativi chiaramente, le disposizioni che provengono dai regolamenti. La ratio qual è? È che sia individuabile chiaramente, immediatamente e facilmente che quel tipo di attività è stata realizzata con il contributo dei fondi della coesione, quindi con il contributo dell'Unione Europea. L'importante è che noi capiamo che c'è questo dietro a un'attività di comunicazione di visibilità. Come le attività di comunicazione, visibilità, di pubblicizzazione che farete voi rispetto alla vostra attività, rispetto alla vostra associazione, rispetto alla vostra organizzazione. Deve essere una comunicazione efficace, che arrivi al punto e in questo caso che consenta di individuare immediatamente che la fonte di finanziamento è l'Unione Europea. D'accordo? Nel caso in cui gli obblighi di visibilità e comunicazione non vengano rispettati e non siano state attuate azioni correttive, il regolamento prevede che l'autorità di gestore applichi una rettifica finanziaria. Una rettifica finanziaria rispetto al finanziamento, al sostegno che quell'attività, quell'operazione, quell'intervento ha ricevuto da parte del Fondo Europeo, da parte del programma di riferimento. Laddove parliamo di FSE, qui vedete anche altre, diciamo, indicazioni, questa rettifica finanziaria arriva fino al 3%. Quindi, al di là di quella che è
la partecipazione corretta, coerente che il beneficiario deve garantire ad un progetto europeo e quindi realizzare la comunicazione, soddisfare l'adempimento della comunicazione co così come tutti gli altri. Oltre a questo c'è chiaramente anche, come dire, il rischio, di incappare in una rettifica finanziaria, quindi in una riduzione del finanziamento nel caso in cui non si rispettino gli obblighi di visibilità e comunicazione. Le linee guida si occupano chiaramente di loghi. Non mi voglio ripetere, il logo consente l'identificazione di quel prodotto, in questo caso di un intervento, di un'operazione, di una fonte di cofinanziamento. Tutti noi siamo abituati ad individuare nella nostra vita comune quel tipo di prodotto, quel centro di servizi o quel negozio, quella catena attraverso un logo. Prima abbiamo parlato nei focus precedenti di visual identity, cioè l'identità visiva, che vuol dire colori, che vuol dire forme, che possiamo sintetizzare assolutamente con logo. I progetti finanziati nella programmazione 21-27 devono utilizzare la combinazione dei loghi FESR e FSE Plus che vengono messi a disposizione dall'autorità di gestione. Quindi, in questo logo noi troveremo, lo vedremo tra poco, l'emblema dell'Unione Europea, la dichiarazione di finanziamento da parte dell'Unione. Quindi l'esplicitazione della fonte di finanziamento, potrei dire così. La programmazione 21-27, i regolamenti relativi alla programmazione 21-27 portano una novità, cioè l'emblema dell'UE non viene più accompagnato da riferimento al fondo specifico. Quindi avremo un unico emblema, in una logica di semplificazione, vorrei dire anche di razionalizzazione, un unico emblema senza indicare sotto FSE Plus, FESR, il fondo specifico. Come dovrà essere questo logo? Su qualsiasi tipo di materiale di comunicazione, quindi sto parlando dal poster al gadget alla pagina del social media, come dovrà essere questo logo? Dovrà essere immediatamente visibile, ben visibile, immediatamente individuabile. Poi le linee guida, le vedremo insieme, sono capillari nel dirvi come si soddisfa questa necessità di immediata identificazione e corretta visibilità. Però guardate, la ratio è questa, è molto semplice. È come il logo della vostra associazione, come ho detto prima, della vostra iniziativa, del vostro evento. È chiaro che deve essere ben visibile, se no si perde il senso di quel brand, si perde il senso della visual identity. Si perde il senso dell'efficacia della comunicazione che deve giungere in maniera diretta, in questo caso attraverso un logo, quindi un'immagine evocativa, al grande pubblico, al soggetto destinatario dell'intervento da parte questo caso chiaramente io faccio sempre riferimento all'Unione Europea, ma voglio dire alla provincia autonoma di Bolzano, insieme all'Unione Europea. Quindi ben visibile su qualsiasi tipo di prodotto. Qual è la forza di un brand, di un marchio, di un logo? È quello che deve essere sempre uguale. Quindi chiaramente non dovremo modificarne colori, dicitura, proporzione. Quel logo lì lo identifichiamo con quel prodotto o con diciamo, o con quella catena di fast food perché è giallo. Se fosse blu, faremo fatica ad identificarlo in maniera immediata. D'accordo? Questa è la combinazione dei loghi, peraltro tutti scaricabili, come ho detto, sulle pagine web delle autorità di gestione e individuabili alla sezione 6, link utili di queste linee guida. Qui le vedete chiaramente in diverse versioni, orizzontale, verticale. Positiva, negativa, quando utilizziamo un solo colore, più colori, ma vuol dire, non si devono modificare né uscire da questo tipo di combinazione. Che cosa abbiamo? Il brand unitario Italia
Coesione Italia, vedete? L'emblema dell'Unione Europea, lo stemma della Repubblica Italiana e il logo della provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige, Sud Tirolo. Quindi questi sono i loghi che vanno utilizzati. Qui vedete una serie di possibilità in base chiaramente, lo capite anche voi perché siete poi tra l'altro come dire, abituati se non all'utilizzo di questi loghi, ma chiaramente all'utilizzo di materiali informativi di diffusione di altro tipo, dipende anche dallo sfondo, chiaramente in base allo sfondo potete utilizzare le diverse combinazioni che vedete qui riportate, qui ve lo anche, diciamo, ampliate per vederle in maniera più corretta. Tutte cose che ritrovate all'interno delle linee guida, ovviamente. E qui vedete anche in base allo sfondo, chiaramente, come rendere il più visibile possibile questi loghi. Ma penso che la ratio di questa cosa l'abbiamo capita. Una volta che l'abbiamo capita, diciamo, tutto il resto ci viene sicuramente un pochino più semplice. La segnalazione della zona protetta. Sempre per rendere questo logo, questi loghi, questa combinazione di loghi visibile, è chiaro che vanno messi in una condizione di non essere troppo accostati o in qualche maniera addirittura sovrapposti con altri loghi. Quindi qui avete precisamente l'individuazione di quella che è la zona protetta, cioè una zona che deve essere lasciata priva di test, loghi, immagini o qualsiasi altro elemento che potrebbero compromettere la buona leggibilità dei loghi, della combinazione dei loghi prevista dal regolamento. L'altezza minima dell'emblema deve essere di 1 cm, l'emblema dell'Unione Europea. Poi ci sono degli oggetti specifici, ad esempio le penne, che spesso vengono utilizzate come gadget, in cui questo emblema può essere riprodotto anche in dimensioni inferiori perché mantiene comunque la sua visibilità, su un elemento piccolo mantiene comunque una sua capacità di essere individuato e appunto essere in qualche maniera percepito e reso visibile rispetto al soggetto a cui viene distribuito questo gadget. Ma anche in questo caso, ad esempio, quando si utilizza una dimensione ridotta, soprattutto della dichiarazione di finanziamento, quindi finanziato con fondi UE, si consiglia di utilizzare la versione orizzontale perché consente chiaramente di avere una maggiore visibilità alla dichiarazione di finanziamento. Quindi, altezza minima dell'emblema dell'UE di 1 cm, ma nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare insieme ad altri loghi, l'emblema delle due, ad esempio uno sponsor o il vostro logo, se siete dei beneficiari, chiaramente il logo, l'emblema delle due, deve avere delle dimensioni almeno uguali in altezza o larghezza rispetto al più grande degli altri loghi. Non può essere, diciamo, per così dire, offuscato da altri loghi. Quindi, gli altri loghi orientati in verticale non possono essere più larghi dell'emblema dell'UE, mentre quelli orientati in orizzontale non possono essere più alti dell'emblema dell'UE. Chiaramente non vi è nessun diritto di uso esclusivo né di appropriazione da parte dei soggetti beneficiari rispetto a quelli che sono i loghi dell'Unione Europea. Quando parliamo di logo, noi, le linee guida e la normativa europea considerano l'intero elemento visivo. D'accordo? Quindi ci può essere un elemento grafico e un elemento testuale. Quindi la bandiera dell'Unione Europea accanto alla dichiarazione di finanziamento co-funded by the European Union compongono tutti e due il logo. Quindi non diciamo commettere mai l'errore di considerare il logo solo l'elemento visivo e non invece la parte testuale che compone assolutamente il logo, perché soddisfa quella ratio di visibilità del finanziamento dell'Unione Europea, che è alla base chiaramente poi della normativa e di queste indicazioni.
Qui ci sono delle indicazioni, dei consigli di posizionare, ad esempio, la combinazione dei loghi e il logo dell'Unione Europea distanti da quello dell'organizzazione terza. Questo per renderlo chiaramente, per dare maggiore visibilità, no? Ma anche per evitare che ci sia una percezione errata, di un legame di qualsiasi tipo, che non sia quello chiaramente tra soggetto erogatore del finanziamento e soggetto beneficiario del finanziamento, tra associazioni, organizzazioni, il beneficiario e l'Unione Europea. Quindi, in questo caso, gli esempi che vedete qui di posizionamento distante del logo del beneficiario dall'altra combinazione dei loghi, dove c'è l'emblema dell'Unione Europea, la combinazione dei loghi di Repubblica Italiana e Provincia Autonoma di Bolzano è chiaramente indicativa e consigliabile. Gli elementi visivi fisici attraverso cui andiamo a realizzare le attività di pubblicizzazione dell'intervento delle persone. Ad esempio, targhe, cartelloni, poster o display elettronici. Mi ripeto ovviamente, anche voi farete targhe, cartelloni, poster, lo avete fatto, se non le fate, penso sia comunque intuitivo comprendere che debbano essere ben visibili al pubblico, chiaramente, chiari di facile lettura, non troppo pieni, ad esempio, di parti scritte, eh? Quindi design semplici, evitando di comprimere troppo le informazioni e di aggiungere troppi loghi, con le informazioni rilevanti relativi al progetto. Anche qui, chiaramente, l'autorità di gestione mette a disposizione nelle presenti linee guida i template per i cartelloni, le targhe e i poster. Per quel che riguarda l'FSE Plus, il regolamento 1060-2021, il regolamento recante disposizioni comuni, obbliga all'esposizione di una targa o di un cartellone permanente, chiaramente visibile al pubblico, le operazioni superiori ai 100.000 euro. Quindi, nel caso in cui l'operazione non rientri in queste soglie, vedremo più avanti le linee guida relative ai poster e display elettronici. Come dovranno essere questi cartelloni e queste targhe? Collocati sul sito dell'operazione, chiaramente, all'inizio dell'attuazione materiale dell'operazione, quindi nel momento in cui avviamo l'operazione dobbiamo apporre la targa e il cartellone perché è una comunicazione che dobbiamo dare immediatamente al pubblico. Devono chiaramente essere realizzati in materiale resistente, sono indicazioni permanenti e quindi devono resistere, chiaramente visibili al pubblico, cioè non lo devo mettere dietro un angolo, non lo devo mettere dietro una colonna, dietro un albero, d'accordo? Devo mettere in un luogo che sia chiaramente visibile. Rispetto a quanto prevedevano le disposizioni nei precedenti periodi di programmazione, il regolamento 1060 del 2020 non distingue tra cartellone e targa. Ovviamente il cartellone e la targa possono essere intercambiabili, possono anche essere sostituiti, laddove ad esempio ci sia un cambio di comunicazione o un deterioramento magari del cartellone o della targa, l'importante è che non vi sia discontinuità. Non tolgo il cartellone e poi dopo 3 settimane metto la targa. D'accordo? Appena viene rimosso un elemento visivo fisico, deve esserne a posto un altro. Come dicevo, in un luogo ben visibile al pubblico. Se non è possibile, chiaramente in un luogo vicino che sia di accesso al luogo dove viene realizzata materialmente l'operazione. Per quel che riguarda i finanziamenti FSE Plus, gli enti accreditati devono esporre una targa, un cartello con la dicitura ente accreditato FSE Plus, anche qui con il template che viene messo a disposizione dall'autorità di gestione. Qui vedete degli esempi.
che ritrovate anche nelle linee guida, in cui, come vedete, ci sono tutti gli elementi caratteristici che vanno inseriti in un cartellone, in questo caso negli elementi visivi, fisici. Qui degli esempi di target, come vedete. Ci torno poi tra un attimo su quelli che sono gli elementi che vanno essenziali, che vanno inseriti in questi elementi visivi, fisici. Il regolamento ci dice che laddove siamo sotto le soglie previste per la fissione, quindi è l'obbligo di affiggere un cartellone o una targa, vi è l'obbligo di esporre sempre chiaramente con le stesse caratteristiche, in un luogo facilmente visibile e accessibile al pubblico, un poster di materiale resistente, quindi non stiamo parlando, le guida vanno nel dettaglio e chiariscono, non stiamo parlando di carta che viene utilizzata normalmente per le fotocopie, quindi un poster di materiale resistente di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, quindi sempre di queste dimensioni, in cui vi siano le informazioni sull'operazione e si evidenzi chiaramente il sostegno ricevuto dai fondi. Perché? Perché abbiamo già detto, chiaramente una delle informazioni rilevanti è proprio il riferimento al sostegno finanziario che abbiamo ricevuto dai fondi. Chiaramente, laddove andiamo su display elettronici, avremo la possibilità di poter arricchire la comunicazione con animazioni, con effetti, con la fissità chiaramente di un poster, non di un poster tradizionale cartaceo, non consente. La collocazione l'abbiamo già detta, è un posto chiaramente visibile all'ingresso magari di una sede, laddove si producono dei manifesti e dei poster, le linee guida ci propongono, come dire, in considerazione magari dell'economicità di poter riprodurre più di un poster, magari di poterli collocare nei vari luoghi, nei vari siti dove le attività vengono realizzate, questo chiaramente per ampliare quella che è la diffusione della comunicazione. Ovviamente, siccome stiamo parlando di materiale deperibile, si invita a cambiarlo nel momento in cui magari si perde un po' di effetto di visibilità o la giusta cromaticità laddove possibile di questi poster, e quindi nel caso in cui si cambi il poster, vi è anche l'opportunità chiaramente per fornire informazioni aggiornate sul progetto. Ecco, quali sono però gli elementi principali che devono essere presenti su questi elementi fisici diciamo di pubblicità? Il titolo, e quindi un titolo chiaramente possa essere comprensibile. Se io metto troppi acronimi o un gergo troppo tecnico, potrebbe non essere comprensibile al grande pubblico a cui arrivo. I loghi, che si invita a collocare nell'angolo inferiore sinistro, i loghi, la combinazione dei loghi, quelli messi a disposizione dall'autorità di gestione, quindi Europa, Italia, Provincia Autonoma di Bolzano. Il logo del partner, la descrizione del progetto, senza chiaramente, ecco, come dire, qui entriamo, come ho detto prima, rientriamo in un concetto di comunicazione, quindi chiaramente un linguaggio sintetico, semplice, chiaro. Il contributo finanziario, quindi costo totale e finanziamento UE, la durata. L'immagine, che non è obbligatoria, ma chiaramente ha un forte potere attrattivo e evocativo, quindi qualora si metta l'immagine, chiaramente deve essere un'immagine di buona qualità e rispettosa dei diritti di copyright, chiaramente, rispetto a cui l'autorità di gestione chiaramente non risponde, ma risponde il soggetto beneficiario. Il sito web, riferimento a un sito web, ad esempio anche con un codice QR, dove si possono appunto avere informazioni più approfondite rispetto a quelle
sintetiche di taglio comunicativo che non abbiamo inserito nel cartellone MRAR. Questo è un esempio di come diciamo, questi elementi vengano collocati in una targa o in un poster e come, vedete, soddisfino chiaramente i requisiti previsti dal regolamento. Laddove ci sono finanziamenti a diversi programmi, chiaramente l'inserimento anche della combinazione dei loghi dei programmi considerati. Quando si parla di comunicazione online, ovviamente l'approccio è lo stesso, sebbene cambino gli strumenti, chiaramente. Per cui nei prodotti online, siti web e social media, nei canali, negli strumenti online, sarebbe meglio dire, chiaramente va comunque fornita una breve descrizione delle operazioni in cui ci siano obiettivi, risultati e sempre l'evidenza chiaramente del sostegno finanziario dell'UE attraverso l'utilizzo della combinazione dei loghi che abbiamo già visto. Chiaramente, ecco, nella logica che vi ho già detto più di una volta, cioè l'immediata individuazione e identificazione che in quel progetto, in quell'attività, c'è il finanziamento dell'Unione Europea, è chiaro che è buona norma inserire i loghi e il riferimento al sostegno finanziario nella parte immediatamente visualizzata del sito web o del canale social, che non necessita, diciamo, di uno scroll down, quindi di andare in fondo alla pagina o in fondo diciamo, alla pagina di accesso al canale social o alla pagina web, perché chiaramente questo compromette la visibilità, no? Chiaro, quindi io la combinazione dei loghi e riferimento al sostegno dell'Unione Europea lo devo vedere nell'area immediatamente visibile quando accedo al sito web o al canale social. Qui vedete degli esempi. Il riferimento al sostegno finanziario dell'Unione Europea dovrebbe essere già parte del profilo dei social media. Quindi nel momento in cui io vedo il profilo, vi faccio vedere tra poco qualche esempio, è lì che devo inserire i loghi e il riferimento chiaramente alla fonte di finanziamento che è quella europea. Chiaramente se utilizziamo un banner, lo vedremo tra poco, abbiamo più spazio per inserire queste informazioni. Ecco qui quello che vi dicevo. Quindi un'immagine, un banner, la descrizione del profilo, io appena accedo a questa pagina social media, io ho già le informazioni, vedete, loghi e sostegno finanziario che è opportuno e obbligatorio inserire nella mia comunicazione. Quando faccio comunicazione sui social media, il post deve menzionare il sostegno dell'Unione Europea attraverso la corretta visibilità della combinazione dei loghi, menzionando magari con un tag il canale social della ripartizione Europa. E qui vedete gli hashtag e i canali social che vi vengono condivisi in queste linee guida dalla ripartizione Europa e che consentono chiaramente una maggiore diffusione delle attività. Quando parliamo di eventi, articoli promozionali, l'approccio rimane chiaramente lo stesso. Nel momento in cui si organizzano degli eventi, è opportuno comunicarli al responsabile della comunicazione del programma, perché questo consente chiaramente una cassa di risonanza in termini di comunicazione, una maggiore diffusione in termini di comunicazione. Anche, diciamo così, nell'evento, foto, video, archiviazioni di materiali utilizzati che devono poi essere trasferiti in logica di giustificazione e ammissibilità delle spese, si deve poter vedere in maniera ben visibile all'interno chiaramente dell'evento realizzato i riferimenti di immagine e di testo al contributo del programma, al contributo dell'Unione Europea. La comunicazione passa chiaramente anche da, come abbiamo visto in precedenza, gadget, cosiddetti articoli
promozionali che possono essere utilizzati e diffusi in occasione di eventi, di conferenze, che hanno chiaramente la loro capacità di trasferire il messaggio. Chiaramente anche in questi dovrà essere individuata facilmente, in maniera visibile, in maniera corretta, quella che è la combinazione dei loghi, quello che è appunto l'identificazione del sostegno finanziario. Le linee guida raccomandano di considerare l'impatto ambientale, sociale ed economico di questi gadget, quindi preferire articoli utili, preferire produzioni locali o comunque prodotti europei, materiali che siano durevoli, rispettosi dell'ambiente, evitando troppi imballaggi che non siano sostenibili, evitare anche magari un riferimento ad una data specifica, ad un evento specifico, in modo da poter riutilizzare anche questi articoli successivamente in altri eventi, in altre occasioni. Le linee guida individuano anche quella che è la comunicazione attraverso materiale audiovisivo, quindi prodotti video, spot televisivi, oltre alla combinazione dei loghi, deve essere nella schermata finale riportata la dicitura realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea. Questa stessa dicitura deve essere, in caso di spot radio, chiaramente pronunciata, inserita al termine dello spot. Rispetto alla licenza sui diritti di proprietà intellettuale relativa a questi materiali di comunicazione e visibilità, sono messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi, degli organi UE e dell'autorità del programma su richiesta. Quindi tutti questi materiali sono nella disponibilità chiaramente di chi finanzia il programma, il progetto, l'operazione. È concessa chiaramente una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile, che consente di utilizzare tutti questi materiali chiaramente laddove sia considerato opportuno. Vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione a questo modulo. Vi rimando a tutti i link ai siti istituzionali e alla documentazione che abbiamo visto per gli ulteriori approfondimenti e anche per ritrovare template, format e ulteriori indicazioni. Grazie.